Proseguiamo il nostro incontro con i candidati alla carica direttore, naturalmente incontro che avevamo pensato e organizzato credendo nell'imminenza delle elezioni, così non è, ma è comunque molto utile e davvero interessante incontrare appunto i candidati. In questo caso ringrazio per essere con noi il professor Fausto Elisei. Buonasera e grazie di essere qui, come per gli altri, anche Buonasera. per lei 15 minuti di chiacchierata intorno ai medesimi temi che pongo agli altri candidati. Cominciamo a parlare della strettissima attualità, direi che siamo proprio nei giorni caldi. Elezioni e possibili soluzioni. Qual è la sua opinione in merito? L'auspicio è che le elezioni possano essere espletate in tempi ragionevoli rispetto alle scadenze del mandato dell'attuale rettore, perciò che entro i primi di ottobre si possa trovare la modalità di votare. Questo penso che sia una cosa estremamente importante perché l'università ha bisogno di una guida che, diciamo, in qualche modo dia un'impronta sia alla parte amministrativa che alla parte didattica che di ricerca e si rinizi un percorso di crescita per questa università. Quali sono le possibili soluzioni? È difficile dirlo perché quando c'è di mezzo la magistratura, Certo. diciamo che la modalità più probabile è che la magistratura si esprima. L'auspicio è che si esprima prima possibile, possibilmente il 19 di giugno. Oggi abbiamo avuto un senato accademico che ha affrontato questo tema, però diciamo che abbiamo messo sul tavolo alcune ipotesi che vanno verificate. Ovviamente occorre il buon senso da parte di tutti. L'auspicio mio personale è che tutte le componenti studentesche possano esprimere il voto in modo tale da contribuire all'elezione del Certo. rettore. Ho già avuto modo di dire che se non ci fosse una composizione completa dell'elettorato sarebbe un di meno anche per chi dovesse essere eletto. Ciò l'auspicio è proprio questo, insomma. Penso che il pallino stia un po' in mano al rettore e alla commissione elettorale, oltre che ovviamente alla magistratura. Qui lei e gli altri candidati evidentemente vi rimettete, no? Assolutamente. Quali sono gli aspetti del suo curriculum personale e professionale che sentirebbe di evidenziare maggiormente? Ma, diciamo, io dal punto di vista curriculare ho svolto la gran parte della mia carriera presso l'Università degli Studi di Perugia, anche se ho trascorso un paio di periodi abbastanza lunghi in Germania, presso il Max Planck Institute für Strahlenchemie, per imparare un po' di fotochimica, che è stata la mia, diciamo, passione che ho ereditato dal mio maestro e che tuttora svolgo come attività di ricerca. Perciò a Perugia sono entrato come ricercatore, poi come professore associato e adesso sono professore ordinario di chimica fisica. Ho la responsabilità di un gruppo di 7 ricercatori, che è il gruppo più grande del Dipartimento di Chimica. E come in moltissimi gruppi di ricerca abbiamo un'attività di rapporti internazionali e nazionali che ci inseriscono in un'attività molto ampia e approfondita nell'attività di ricerca. Perciò ho una buona produttività scientifica. Attualmente, nonostante la mia attività di preside, continuo ancora a collaborare con i miei ricercatori, in alcune delle attività di ricerca del gruppo. E da 15 anni ormai mi interesso di amministrazione universitaria. Prima sono stato per 5 anni in consiglio di amministrazione, di cui sono stato anche coordinatore della commissione bilancio per 3 anni. Poi sono stato in giunta per 5 anni, dove ho avuto la responsabilità e la delega per la sicurezza dell'Ateneo. E poi nel 2009 sono diventato preside della Facoltà di Scienze, cioè una facoltà molto complessa che ha un numero ampio di corsi di laurea, circa 18.
abbiamo 3.000 studenti, siamo divisi in 5 aree. E diciamo che questa è un po' l'esperienza personale, e devo dire che nella facoltà di scienze ho fatto un po' di attività, diciamo, di palestra per quanto riguarda la parte amministrativa, perché è stata un'esperienza estremamente positiva e con la collaborazione di tantissimi colleghi siamo riusciti anche a migliorare significativamente la qualità della didattica e anche il numero di studenti, perché in un periodo di lacune e di mancanza di iscrizioni siamo riusciti in 4 anni a raddoppiare il numero di matricole, siamo riusciti anche a migliorare sicuramente la parte didattica, e diciamo questa direi che una certa soddisfazione ce l'ho. Certo, certo. Parliamo di servizi, che è un tema che sta sempre molto a cuore a chi si interessa di università, ai ragazzi, certo, naturalmente in primo luogo, e di didattica come servizio primario forse, no? Guardi, i servizi in una università sono indispensabili e sono anche uno dei criteri attraverso i quali gli studenti scelgono una sede piuttosto che un'altra. È evidente che in un periodo di crisi come questo, che è una crisi sicuramente economica, è una crisi profonda, speriamo che non sia, che non diventi una crisi strutturale, perché altrimenti sarebbe molto difficile da risolvere. I servizi tendono ad essere la prima cosa a diminuire, e perciò penso che anche nell'Università di Perugia bisognerà riprendere una politica dei servizi agli studenti, tenendo anche conto del fatto che è cambiata un po' la modalità con cui gli studenti vivono l'università e la città di Perugia. Fino a qualche anno fa moltissime persone risiedevano a Perugia e restavano nel nostro comune, affittavano le camere, vivevano la vita cittadina. Sempre di più oggi vediamo che gli studenti arrivano la mattina e partono la sera, perciò hanno un rapporto anche con le strutture che è di tipo diverso. Oggi hanno più bisogno di aule studio, hanno bisogno di periodi più lunghi di apertura delle biblioteche, e penso che questo sia uno degli obiettivi da raggiungere, mettere a disposizione loro degli spazi adeguati, così come mettere a disposizione dei servizi come quello del CUS, il Centro Sportivo Universitario, che possa aiutare l'aggregazione e favorire l'aggregazione di questi ragazzi. Per quanto riguarda l'aspetto principale, che è quello della didattica, sicuramente noi dovremmo andare a riguardare con molta attenzione i percorsi delle lauree magistrali, perché troppe lauree magistrali hanno pochi studenti. Evidentemente diciamo l'offerta che noi forniamo a questi ragazzi non è adeguata rispetto alle loro aspettative, cioè dobbiamo ridisegnarle un po', andare a capire quali sono i motivi principali per cui perdiamo questi studenti dal triennio al biennio, e dobbiamo sicuramente offrire una qualità maggiore che possa invogliare anche studenti a venire da fuori sede. Questo penso che sia una cosa importante. Ovviamente questi servizi vanno in qualche modo coniugati con quello che è la città di Perugia, essenzialmente, o il territorio. Perciò questo territorio che deve diventare sempre più accogliente e capace di ridurre i costi anche, perché noi viviamo in una città che è estremamente costosa rispetto ad altre città delle stesse dimensioni del centro Italia, anche del nord. E se una famiglia deve pagare la stessa cifra per far stare il suo ragazzo a Perugia o a Bologna, il mercato diventa preponderante, complesso, insomma, no? Perciò abbiamo bisogno tutti insieme di offrire dei servizi e dei pacchetti che in qualche modo invoglino le persone a scegliere Perugia rispetto ad altre città. Ovviamente noi ci metteremo la nostra dal punto di vista della qualità, però anche il contesto in cui ci muoviamo deve essere un po' attento a queste cose. Parliamo di diritto allo studio, non come competenza del futuro rettore, o perlomeno non in modo diretto, ma come ideale forse, come concetto. Il diritto allo studio fa parte di quei servizi di cui parlavamo prima. Ovviamente noi ci troviamo in un territorio in cui i servizi e il diritto allo studio sono sempre stati erogati in maniera abbastanza ampia, no? Perché sono sempre state molte
le borse di studio messe a disposizione dalla Regione Umbria. È ovvio che il diritto allo studio fa parte di quel pacchetto servizi che serve ad accogliere gli studenti, perciò per quanto possibile migliorare le abitazioni, le case dello studente dove è possibile accogliere questi ragazzi, migliorare per quanto è possibile i servizi mensa, migliorare la viabilità, migliorare le condizioni dove vivono questi ragazzi. È ovvio che noi dovremo anche essere attenti a costruire degli ambiti in cui loro devono poi ricarsi, che siano facilmente accessibili, perciò da questo punto di vista penso che l'informatizzazione dell'Ateneo e dell'amministrazione può essere un obiettivo che li aiuta anche nel diritto allo studio, perché significa spendere meno per i trasporti, significa anche avere un'attenzione per loro in questi ambiti, insomma. Concludiamo con la domanda che ha formulato per i candidati alla carica direttore il Presidente del Consiglio Studentesco, Alessandro Tassi, su nostra sollecitazione naturalmente. Domanda sicuramente molto ampia. Siamo tranquillamente nei tempi, quindi lei ha modo di rispondere con tutta la tranquillità. Cos'è l'università per lei, professore? L'università, questa è una domanda bella, nel senso è una domanda interessante, perché penso che in questo periodo di tempo si sia un po' persa l'identità dell'università. Per me l'università è un luogo libero e disinteressato in cui si produce cultura e si aiutano i ragazzi, i giovani a crescere sia dal punto di vista umano che culturale. Perciò è un ambito in cui si fa principalmente ricerca e didattica. In questi ultimi anni c'è stata un po' una fuga in avanti, dove all'università si è chiesto di giocare un ruolo completamente diverso, e probabilmente questo ruolo completamente diverso non siamo ancora in grado di svolgerlo in maniera adeguata, così come la società vorrebbe. Io penso che l'università non possa essere legata troppo alle questioni economiche o all'economia, perché fa un lavoro di prospettiva, deve servire a far crescere i giovani che poi diventeranno capaci di contribuire in maniera significativa allo sviluppo della società, che può essere una società umbra, ma può essere una società nazionale, ma può essere anche una società europea o una società mondiale, perché i nostri ragazzi quando si laureano lavorano in qualunque laboratorio del mondo o si possono inserire in qualunque laboratorio del mondo. L'importante è che noi siamo ancora in grado di aiutarli a crescere in questo modo. E ovviamente lo stretto legame che ci deve essere fra ricerca e didattica non può essere abbandonato. Penso con difficoltà a istituti che possono essere chiamati università in cui si fa solo ricerca, così come istituti in cui si fa solo didattica. Io sono cresciuto dentro l'università attraverso un rapporto con il mio maestro, che mi ha insegnato quello che è stato capace di insegnarmi e quello che io sono stato capace di apprendere. Senza questo rapporto non c'è sicuramente università. Grazie, la ringrazio molto. Prego. Ringrazio il professor Fausto Lisei, le auguro buon lavoro naturalmente per le settimane o non sappiamo quante, o i mesi, naturalmente non sappiamo in questo momento davanti a voi per l'elezione appunto a rettore. Grazie ancora professore, noi proseguiamo i nostri incontri di questa sera.